far tornare a vivere lo Stadio Flaminio, struttura gloriosa progettata da Pierluigi Antonio Nervi nel cuore di Roma per le Olimpiadi del 1960, abbandonata al degrado e all'incuria da ormai più di 10 anni, è un sogno per tanti romani e un obiettivo concreto per almeno 2 realtà. Se infatti poco o nulla si sa di un ventilato progetto di Istituto per il Credito Sportivo e CDP, il vero ballottaggio è fra Lazio e Roma Nuoto, quasi un derby. Mentre la manifestazione di interesse da parte della società di Claudio Lotito, che 2 settimane fa ha incontrato il sindaco Gualtieri in Campidoglio, e ancora ai preliminari con un progetto che sarà presentato ufficialmente a fine ottobre, l'associazione natatoria ne ha già inviato uno ben dettagliato che entro fine mese dovrebbe arrivare in conferenza dei servizi, previsto fra l'altro l'abbattimento delle barriere architettoniche attorno allo stadio per poter fruire del parco monumentale attualmente inutilizzabile, la ristrutturazione delle palestre, nuovi campi da padel e spazi commerciali di quartiere. Il nostro progetto prevede anche di scavare sotto il terreno di gioco per circa 3,5 metri, nel terreno di riporto che Nervi stesso utilizzò per riportare le quote corrette quando lo stadio Flaminio fu realizzato al posto dello stadio nazionale nel 1911. Dentro inseriremo una piscina olimpionica da 50 metri, quindi è una struttura di un'importanza strategica per Roma, una pista di pattinaggio e di hockey su ghiaccio. Nel progetto per il nuovo impianto c'è un'idea ben precisa. Il sogno è che lo stadio diventi per le squadre femminili professionistiche della capitale, quindi Roma Human, Lazio Human e senz'altro tutte le nazionali femminili di rugby e di calcio, quindi il tempio dello sport femminile.